Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero: quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Il fatto che l'università sia un volano per lo sviluppo sostenibile dei territori e il fatto che l'università sia anche il soggetto che forma a livello di educazione terziaria le generazioni che sono poi quelle che andranno a gestire le risorse. Sostenibilità, se andate a vedere una definizione da vocabolario, ti dice che è mantenere, lasciare, diciamo, un ambiente, delle risorse a chi verrà dopo di noi che non siano state intaccate dal nostro passaggio, quindi che abbiano esattamente le nostre stesse possibilità. Mentre prima si parlava di ricerche, cioè in qualche modo c'è una suddivisione, no? Tra ricerche legate alla sostenibilità e altre ricerche, sono sempre più convinto che in realtà sulla sostenibilità, anche quelle umanistiche, cioè qualsiasi tipo di ricerca. La fiducia nelle nuove generazioni, perché il nostro compito è fornirgli gli strumenti.